Va bene, procediamo. Un discepolo pone addosso una domanda molto interessante, che è la seguente: chi è un vero amico? E gli chiede di dirgli qualcosa in merito. E la risposta di Osho è la seguente: la tua domanda parte da un punto di vista sbagliato. Non chiedere mai chi è un vero amico. Chiedi piuttosto: sono veramente amico di qualcuno? Questa è la domanda giusta. Perché ti preoccupi degli altri e ti domandi se sono o no veri amici? Il proverbio dice: l'amico vero si conosce nel bisogno. Ma in fondo questa è avidità. Non è amicizia, non è amore. Questa è avidità. Vorresti usare l'altro come un oggetto, ma nessun essere umano lo è. Ogni uomo è un fine in sé. Perché ti preoccupi tanto di chi è un vero amico? Una coppietta in una luna di miele era in viaggio per la Florida. Lungo la strada fece una sosta in una fattoria dove si allevavano serpenti a sonagli. Il padrone li portò a vedere le gabbie dei serpenti. «Mio Dio!» esclamò la sposina. «Indubbiamente è un lavoro pericoloso, ma non siete mai stato morso?» «Beh, sì», risponde il proprietario. «Ma in quel caso, che cosa fate?» «Vede, signora, porto sempre con me un coltello molto affilato e quando il serpente mi morde, faccio un profondo taglio a croce sulla ferita e succhio subito il veleno. Mio Dio, mi chiedo cosa accadrebbe se per sbaglio si sedesse sulla tana di un serpente», insistette la sposina. «Cara signora», commentò l'allevatore, «quel giorno saprò con certezza chi mi è veramente amico». Quindi la vera domanda, dice Osho, deve essere: io sono un vero amico? Sai cos'è l'amicizia? L'amicizia è una forma d'amore più elevata. In amore è inevitabile che sia presente la brama. Nell'amicizia ogni bramosia è scomparsa. Nell'amicizia non rimane nulla di grossolano, diventa un fenomeno molto sottile. Non si tratta di usare l'altro, non si tratta neppure di aver bisogno dell'altro. In realtà è una comunione. Ti senti troppo ricco e vorresti condividere. E sarai riconoscente verso chiunque voglia spartire con te la tua felicità, la tua danza, il tuo canto. Ti sentirai obbligato verso di lui. Non è l'altro a doverti qualcosa, non è lui a doversi sentire riconoscente perché gli hai dato qualcosa. Un amico non pensa così, mai. Un amico è sempre riconoscente verso tutti coloro che gli permettono di offrire il suo amore, di dare loro qualsiasi cosa egli abbia dentro di sé. L'amore è avidità, ha detto prima Osho. Vi meraviglierà sapere che il termine inglese love deriva dalla parola sanscrita loba, loba. L-O-B-H. Loba significa avidità. La storia di come Loba divenne Love è un mistero. In sanscrito vuol dire proprio avidità e la radice di questa parola non ha un altro significato. Ma l'amore che conosciamo noi di fatto non è altro che avidità camuffata d'amore, cioè è un'avidità nascosta. Fare l'amicizia con l'idea di usare la gente vuol dire partire fin dall'inizio con il piede sbagliato. L'amicizia deve essere una comunione,
se hai qualcosa, condividila, condividila con gli altri. E chiunque sia disposto a condividerla con te è un amico. Quindi non si tratta di un bisogno. Non è che l'amico debba venire ad aiutarti quando sei in pericolo. Questo non è importante, può venire, può non venire affatto, ma se non viene, non glielo rinfaccerai. Se viene, gli sei riconoscente, ma se non viene, non ti lamenti perché non è venuto. È libero di venire come di non venire. Non cercherai di sfruttarlo, di farlo sentire in colpa. Non lo criticherai minimamente. Non gli dirai: avevo bisogno di te e non ti sei fatto vedere, ma che razza di amico sei? Perché l'amicizia non è un affare. È uno di quei fenomeni rari la cui dimora è il tempio, non il negozio. E non so chi di voi stia seguendo la lettura del tempio vivente che sto effettuando. Il tempio siamo noi. L'amicizia è un'arte eccelsa. L'amore cela dietro di sé un istinto naturale, la differenza con l'amore, mentre l'amicizia non cela nessun istinto. L'amicizia è una realizzazione cosciente, invece l'amore è un fenomeno inconscio. Attenzione che questa... Ciao Danilo! Questa differenza è veramente molto bella. L'amore è un fenomeno inconscio. Quando ti innamori di una donna, quando ti innamori di un uomo, perché lo definiamo falling in love in inglese, che vuol dire cadere nell'amore? L'espressione inglese è molto significativa. Nessuno si eleva mai in amore. Tutti cadono nelle braccia dell'amore. Come mai nell'amore si precipita? Perché è una caduta dalla coscienza all'incoscienza, dall'intelligenza all'istinto. Ciò che noi chiamiamo amore appartiene più alla dimensione animale che a quella umana. È qualcosa per la quale nella nostra biologia non esiste un meccanismo incorporato, cioè non è un fenomeno biologico, dice Osho. Quindi l'amore è più sulla parte animale, corporale, no? L'amore con la non maiuscola di amore assoluto, ma di amore fra uomini, chiaramente, fra due uomini, fra due umani. Quindi nell'amicizia si cresce, ma non si cade mai. Quindi l'amicizia, per questo, a dispetto dell'amore, che potrebbe anche non avere questo aspetto, ha una dimensione spirituale molto più dell'amore, secondo Osho. Dunque non chiedere chi è un vero amico, chiedi: sono un vero amico? Preoccupati sempre di te stesso, di come tu ti rapporti col mondo. Noi ci preoccupiamo sempre degli altri, ovvero di ciò che gli altri pensano di noi, poi, se vogliamo dirla veramente tutta. L'uomo pensa: quella donna mi ama veramente o no? E la donna pensa: quell'uomo mi amerà o no? Ma come potrai mai essere assolutamente sicuro dell'altro? È impossibile. Tu puoi essere solo sicuro di te stesso, di ciò che tu provi. Quindi il dubbio è destinato a rimanere. Chi può dire se è sincero? Di fatto, puoi ripeterlo un milione di volte, ma sicuramente si tratterà di una bugia, perché la verità non ha bisogno di essere ripetuta molte volte. Quindi attenzione a chi ripete sempre: ma mi ami, ma quanto mi ami? Va bene, ma di più o meno, non va bene. Allora c'è qualcosa che... campanellino. Adolf Hitler, nella sua autobiografia, dice: tra una verità ed una bugia non corre molta differenza. La sola differenza è che una verità è una bugia ripetuta così spesso che ci si dimentica che è una menzogna. E gli esperti di pubblicità sono assolutamente d'accordo.
continua a martellare, continua a parlarne, senza preoccuparti se qualcuno ti ascolta o meno, anche se non ti danno alcuna attenzione, non te ne preoccupare, dicono i pubblicitari, perché a livello subliminare il messaggio viene ricevuto. Nel subconscio il messaggio viene registrato. E qui Osho fa il caso, prende il caso della pubblicità della Coca-Cola, che nel 1900 era appena approdata. E ricorda come all'inizio le insegne pubblicitarie erano composte da lettere con luci statiche, quindi Coca-Cola e basta, luci ferme. In seguito si scoprì che se le luci venivano accese e spente a intermittenza, l'annuncio acquisiva più efficacia, perché i passanti leggevano solo una volta le insegne luminose statiche, mentre quando erano in movimento, se l'insegna si accendeva e si spegneva, nel tempo che si impiegava a passare anche in macchina, l'annuncio veniva chiaramente letto 5-6 volte, no? Consecutivamente, e così risultava molto più efficace. È così che tutte le religioni, dice Osho, sono sopravvissute fino ad oggi. Continuano a ripetere le stesse assurde professioni di fede e per la gente questi dogmi si trasformano in realtà. La gente è pronta a morire per una fede e nessuno è mai riuscito a scoprire se il paradiso esiste. Eppure milioni di persone sono morte per il paradiso. I maomettani dicono che se muori in una guerra di religione andrai immediatamente in paradiso e tutti i tuoi peccati verranno perdonati in un lampo. E anche i cristiani sostengono che se muori in una guerra santa, in una crociata, immediatamente vai in paradiso. Tutto ti viene perdonato. E milioni di persone sono morte e hanno ucciso credendo che questo sia vero. Perfino nel XX secolo, continua Osho, noi continuiamo a credere queste cose e da questo punto di vista non sembriamo molto cresciuti. Per 20 anni Hitler ripeté continuamente: gli ebrei sono la disgrazia della nazione. E una nazione molto intelligente come la Germania iniziò a crederci. E non solo la gente comune, perfino uomini come Martin Heidegger, uno dei maggiori filosofi tedeschi dell'epoca, erano convinti che Adolf Hitler avesse ragione. E non era un cretino. Quindi qual è il segreto? Il segreto è: ripeti, non ti stancare di ripetere la stessa cosa. Anche tu devi essere stato allevato con superstizioni, con pregiudizi che non hanno alcun fondamento nella realtà. E se continui a vivere attenendoti a questi, la tua vita sarà vana. Devi compiere un mutamento radicale. Poniti delle questioni su di te, non sugli altri. È impossibile avere garanzie per ciò che riguarda gli altri e non è affatto necessario. Come puoi essere certo per ciò che riguarda qualcun altro? L'altro è un flusso. In questo momento può amarti, in un altro momento no. Ogni promessa è assurda. Puoi essere certo solo di te stesso e solo rispetto al momento presente, hic et nunc, ne abbiamo già parlato una volta, del qui e ora. È inutile pensare al futuro. Limitati a pensare al momento presente, vivi qui. Se il presente trabocca di amicizia e della fragranza di cui l'amicizia è colma, perché preoccuparti di cosa accadrà dopo? Sarà inevitabilmente migliore il prossimo momento e la qualità sarà comunque più elevata. Non serve pensarci prima. Vivi semplicemente il momento presente.
nell'amicizia più profonda che ti trovi a vivere. E non occorre che l'amicizia abbia un destinatario specifico, e qui entriamo in un tema molto bello, perché anche l'idea che si debba avere, anzi essere amici di qualcuno in particolare, è antiquata. Sì, semplicemente in amicizia. Invece di crearti amicizie, anzi, invece di crearti degli amici, crea amicizia. Lascia che diventi una qualità del tuo essere, un'atmosfera che ti permea, così da essere in amicizia con chiunque tu incontri. Devi essere in amicizia con l'intera esistenza. E se riesci ad essere in amicizia con l'intera esistenza, l'esistenza a sua volta ti ricambierà con un'amicizia di gran lunga maggiore. Ti ripaga con la stessa moneta, ma moltiplicata. E qui entriamo nella magia, eh? Questo è esoterismo puro. Tutto ciò che fai, nel bene o nel male, ti torna doppio. Principio d'Ermete, anzi, principio fisico, azione-reazione. Fai del bene, il doppio tornerà del bene. Fai del male, tornerà il doppio del male. Sempre, in varie forme. Se pigli a sassate l'esistenza, dice Osho, riceverai in cambio pietre in quantità maggiore. Se le porgi dei fiori, verrai ripagato con fiori. La vita è uno specchio, riflette il tuo volto. Qui dice anche che tutti sanno che se diventi amico di un cane, il cane diventa il tuo miglior amico. È bello qui come viene spostato il livello. No, di solito noi tendiamo a dire il cane è il miglior amico dell'uomo, ma vediamola dall'altra parte. Se tu, l'uomo, diventi amico di un cane, il cane diventa il tuo miglior amico. È un'altra consapevolezza, un altro livello di lettura. Addirittura Osho dice una cosa molto bella, che tra l'altro anche Steiner in realtà afferma, quando dice: l'esperimento dell'amicizia tu falla anche con le piante. Prova con un cespuglio di rose e vedrai il miracolo. Pian piano, molto lentamente, accadrà. Ad esempio, gli alberi sono intimoriti perché l'uomo non si è mai comportato molto bene con loro. Ma oggi gli scienziati hanno scoperto che se ti avvicini con una scure, prima ancora che tu abbia sferrato un colpo, l'albero si mette a tremare, è colto da sudori freddi, è preso dal panico, è terrorizzato. Tu non hai ancora fatto nulla, ma l'intenzione è sufficiente. Si direbbe che l'albero sia consapevole delle tue intenzioni. Oggi gli scienziati hanno a disposizione strumenti sofisticati come gli elettrocardiogrammi che sono capaci di indicare le emozioni dell'albero tracciando grafici sulla carta, ed è stato fatto questo esperimento. E quando l'albero è contento, il grafico ha un certo ritmo. Quando ha paura, il grafico registra delle variazioni. Quando l'albero vede avvicinarsi un amico, si mette a ballare, fa salti di gioia. Il grafico diventa immediatamente una danza. Quando l'albero vede avvicinarsi un giardiniere, trema. Non hai mai detto ciao ad un albero? Provaci e un giorno sarai sorpreso. Anche l'albero ti saluterà nella sua lingua, con le sue parole. Abbraccia un albero. E un giorno non lontano avrà la sensazione che non solo tu stavi abbracciando l'albero, ma anche l'albero ti corrispondeva, anche lui ti abbracciava, benché non abbia le mani. Tuttavia ha i suoi modi di esprimere la felicità, la tristezza, la rabbia ed anche la paura. L'intera esistenza è sensibile. Ecco cosa intendo, dice Osho, quando dico che l'esistenza tutta è Dio.
Sì, in amicizia. E non preoccuparti se qualcuno ti è amico o nemico. Questa è una domanda da bottegaio. Perché preoccupartene? Perché non fai sì che l'intera esistenza sia tua amica? Perché ti lasci sfuggire un reame così vasto? Ecco, ho terminato. Non era molto, molto lunga, però era molto intensa in realtà. In ogni frase c'era un profondo insegnamento. A me è piaciuta molto questa dottrina sull'amicizia di Osho, perché a parte che la trovo molto, molto veritiera. E poi perché l'amicizia, soprattutto ai tempi d'oggi, nel mio personale parere, è un po' come tutti i valori, decaduta. Io non so voi e mi piacerebbe ascoltare anche la vostra opinione, però oggi essere amico di qualcuno ed essere amici all'interno di una comunità vuol dire andarsi a prendere il caffè, parlare del calcio, parlare delle figlie, parlare di tante cose che in realtà esulano da se stessi. Cioè è difficile trovare un amico che ti apra il suo cuore, con il quale poter aprire il tuo cuore, che ti conosca veramente dentro, che sappia comprendere le tue paure, le tue ansie, le tue sofferenze, le tue gioie, che sappia viverle con te. L'empatia, dov'è finita l'empatia? È qualcosa quasi di altri tempi ormai. Tutti vanno di corsa, tutti vanno di fretta e manca proprio l'empatia, empathos, il sentimento, l'entrata del sentimento, quindi entrare all'interno dell'altro, condividere con l'altro le sue gioie, le sue paure, le sue allegrie. Quasi diventa assurdo e da lì scattano al contrario tutti i nostri demoni. Quindi comincia l'ira, la gelosia, l'invidia, tutto ciò che è contrario a ciò che invece è il valore vero dell'umanità. Siamo uno o no? Ditemi un po' la vostra, cosa pensate dell'amicizia? Dai, mano, manine? Tommaso, è più giovane, insegnaci qualcosa, vai, attiva il tuo audio. Eccoci, allora, innanzitutto mi scuso perché mi hai dovuto riaccettare durante la registrazione perché non so perché ero uscito. Infatti mi sono perso la prima parte di discorso, ma poi me la vado a riguardare. E comunque no, allora, diciamo che le cose che hai letto, casualmente, anche se la casualità non esiste, come sappiamo, me la sono ritrovata in un'esperienza che ho passato proprio oggi. E poi sì, questo fatto dell'amicizia, come ho detto appunto la scorsa volta, che ho dovuto proprio abbandonare un'amicizia, delle amicizie, proprio perché mi rendevo conto che erano, cioè non erano amicizie, ecco, semplici, non erano amicizie, e che era diventato quasi un passatempo, anzi non un passatempo, un motivo per, oddio, non per magari, ecco, incontrare, però sì, per passare il tempo, un motivo per passare il tempo, necessità, un po' quello che è una necessità, esatto, e non aveva più senso, non aveva proprio più senso, quindi sì, mi sono ritrovato, diciamo, un po' tutto quello che è addosso. E niente, speriamo che, ecco, questi valori prima o poi ritorneranno un po' per tutta l'umanità. L'importante, Tommaso, come diceva Osho, è chiedersi dentro di sé: ma io sono amico? Ah, quello con l'interino. Quella forse è la domanda da cui partire, in effetti. No, aspettiamo tutti che gli amici vengano a noi, ma noi andiamo dagli amici, cioè noi sì, reputiamo gli altri poi amici alla stessa stregua, senza dover per forza attendere che qualcosa torni. Perché da noi c'è un po' la pretesa che torni qualcosa. Do 10 e voglio 10 se non 11. È un po' quello il concetto che tutti noi abbiamo di norma, no? Il dare, il do ut des, dicevano i latini, no? Do affinché tu mi dia, la corrispondenza quasi necessaria affinché il sentimento prenda fuoco, altrimenti non, è come se non esistesse, no? Invece c'è a prescindere, perché è dentro di noi. E se noi proviamo, c'è. Se noi non proviamo, non c'è.
in fondo, giusto? Penso, no? È verissimo, sì, assolutamente, nel senso, rispetto anche, ripeto, a quello, all'amicizia passata che ho dovuto abbandonare, mi sono proprio reso conto che in qualche modo, quando cercavo di entrare in contatto con loro, nel senso in contatto, niente di particolare, quando stavamo tutti insieme non si riusciva mai a parlare di qualcosa di magari più anche profondo, si, come hai detto te, che si parla di calcio, poi figuriamoci, a me neanche piace il calcio, quindi si parlava anche del nulla, e questo fa un po' tristezza, però ecco, come hai detto te, dobbiamo essere un po' amici di tutti, cioè nel senso amici con tutta l'umanità, e questa è una cosa bellissima. Questo dobbiamo cercare di coltivarlo, secondo me è quello a cui bisognerebbe aspirare. Anche perché poi stiamo meglio tutti. Esatto, basterebbe poco, cioè tanto, sì. È poco. È poco in realtà, sì. Grazie. E Tommaso, facciamo parlare Chiara. Sì, allora, intanto anch'io sono uscita prima perché mi si era saltata la connessione, quindi poi riguarderò con calma. E no, io volevo chiedere, siccome in questi giorni sono stata preoccupata per un mio amico, perché io, cioè, penso, reputo che si stia mettendo nei guai, però lui non ne vuol sentire, no? Quindi mi chiedevo, la preoccupazione è comunque un atto di egoismo, perché se a te accade qualcosa io sto male, quindi comunque sia ti vedo in funzione di me stessa, diciamo, tra virgolette. Quindi nel mio mostrare preoccupazione sto dicendo comunque che in qualche modo, cioè, io voglio comunque trarre un bene dalla tua persona, no? Quindi non voglio che ti accada nulla. Quindi mi sto comportando non da vera amica, ma da egoista, più o meno. Cioè, si potrebbe dire, cioè, stavo riflettendo su questo. Me lo ricordo, Chiara, perché un altro tu mi avevi scritto anche un po' questo disagio che stavi vivendo. Sì. Io credo, è solo una mia opinione, però chiaramente ognuno dica la propria tranquillamente. Io mi riaggancio un po' a quello che mi riallaccio un po' a quello che mi riallaccio un po' a quello che ha detto Osho, nel senso che alla fine essere amici dell'esistenza tutta vuol dire anche non per forza obbligare ad una risposta, il famoso do ut des. Cioè, se tu ami nell'amicizia qualcuno, è probabilmente umano avere il desiderio di che si faccia il suo bene, no? Quindi uno fa di tutto, spiega alla persona, guarda, secondo me dovresti, però ognuno ha la propria vita, Chiara. Poi se vogliamo entrare proprio nell'aspetto molto più esoterico della questione, non bisognerebbe entrare troppo in quelli che sono gli affari, l'esperienza altrui, perché da un certo punto di vista è la tua esperienza, perché tu fai da specchio, quindi quello che vive quella persona è un po' l'esperienza o che tu hai vissuto o che tu non vorresti vivere, e quindi cerchi di reagire a quella che è l'esperienza dell'altro come fosse la tua, però non è la tua. Quello particolare è più importante di quello che pensiamo, perché in realtà noi andiamo ad accollarci spesso le fatiche, i problemi, le difficoltà altrui, e questo non fa bene a noi, perché non ci rende a quel punto lucidi anche per dare un parere, un'opinione, per dare un consiglio disinteressato, e non fa bene a chi lo riceve, perché comunque dall'esterno raramente riesci a comprendere, rischi a volte di fare il contrario di quello che vorresti, cioè di raggiungere l'obiettivo opposto. Okay. Perché poi il bastian contrario è in ognuno di noi c'è il bastian contrario, che se te lo dice la mamma, se te lo dice qualcuno non va bene, poi se te lo dice lo scherzacane che trovi in mezzo alla strada, allora forse ci ragioni. Quindi paradossalmente, no, c'è una forma egoistica, un po' di protezione che ognuno di noi potrebbe avere, no, nel voler sentirsi dire alcune cose. Quindi uno le dice nella maniera corretta, educata, sottile, anche un po' rimanendo dietro, dopo che l'hai detta una, due, un paio di volte in situazioni e momenti differenti, devi lasciar fare l'esperienza, Chiara. Okay. Perché altrimenti l'estrema protezione, a mio parere, è deleteria. Tu non puoi non far fare un'esperienza ad una persona perché tu di quell'esperienza hai avuto
un risultato negativo, perché quello è il tuo risultato. Tu sei una persona differente da qualsiasi altra. Ognuno di noi è unico. Ok. Nel bene e nel male è unico. Ok. Questa grazie. È la mia. Poi se qualcun altro vuole aiutarti o darti un altro spunto. Manu. Aspetta, ti aiuto a attivare il microfono, ti chiedo di attivare l'audio, vediamo se ti arriva l'avviso. Scusa. Eccoci. Sì, no, dicevo che... sì, scusa, non l'avevo attivato. Rifletterò molto sulle cose che hai letto di Osho e volevo però dare una mia esperienza recente, nel senso che ho tagliato un'amicizia molto lunga, anche molto bella, diciamo, nel senso che però per un rinfaccio, quindi era un amore condizionato da parte sua alla fine, perché non rinfacciare poi una cosa significa che comunque è un rapporto, una relazione che ha delle, che pone delle condizioni, no? Il condizionato. E non ha rispettato un confine che avevo posto io in un periodo in cui dovevo attraversare un grande dolore, volevo passarlo, volevo attraversarlo, viverlo in solitudine. Quindi gli avevo chiesto di non chiedermi continuamente, tipo ogni giorno, messaggi, come stai, come va, perché avevo bisogno di questo e comunque avevo posto dei confini. E questa persona non li ha rispettati, quindi ho deciso, cioè non volevo più stare in questo tipo di relazione. A me piace quando mi si dicono dei no. Cioè quando una persona mi dice, cioè io apprezzo molto il no, ecco, perché è libertà, una secondo me senza questa libertà, non, almeno per me, non incondizionata, ecco. Ok, ma anche se per l'altra persona fosse stata libertà, e quindi se per quella persona era libertà comunque continuare a starti accanto, anche se tu avevi una preferenza diversa, hai preso in considerazione la possibilità che la tua libertà finisce dove comincia la sua, naturalmente. Però anche il sine qua non, no? Cioè questa sorta di out, io in questo momento voglio stare qua, voglio stare da sola e non voglio nessuno intorno, e potrebbe sembrare un ostacolo nei confronti di chi magari ti vuole bene in quel momento, anche per il suo personale bene vorrebbe il tuo e quindi vorrebbe starti accanto, abbracciarti, avere del tempo con te, al contrario, no? E al contrario di ciò che magari tu desideri. Quindi magari siete andati ad interrompere un rapporto per incomprensione, perché diventa un'incomprensione anche un po' di metodo, cioè per me l'amicizia è anche dire di no, per me l'amicizia invece è devi accettare il mio no, ok? In questo senso. Secondo me tutto è recuperabile innanzitutto. Sì, sì, diciamo che è stato l'ennesimo episodio, ecco, non... sì, comunque... meno sicuramente in questo caso, appunto, essendo un'amicizia di anni, comunque nel corso degli anni ho avuto episodi, e però evidentemente per me era necessario agire così, forse in quel momento non lo so, comunque sì, ci rifletterò. Credo che ognuno
base alla propria esperienza dovrebbe riflettere su quelli che sono un po' i risultati che ha ottenuto. La verità non sta mai da una parte o dall'altra, è sempre abbastanza in mezzo, in ogni cosa, a mio parere. Io credo che tutti facciamo del bene e tutti a volte anche nel fare del bene, per noi o per gli altri, sbagliamo, perché nessuno è impeccabile. Non staremmo su questa terra se non per fare l'esperienza dell'errore. Quindi il fatto di sbagliare è automatico ed è proprio fondamentale, perché se non sbagliamo non cresciamo, cioè saremmo già arrivati e allora abbiamo finito. È inutile parlare del nulla. Per cui anche questa tua esperienza ci insegna che bisogna imparare a rispettare, ad essere rispettati, indubbiamente, e che comunque possiamo amare, secondo me, tanto, e cercare anche di essere più comprensivi sotto tanti punti di vista, seppur poi nella vita ci siano momenti in cui abbiamo necessità di stare da soli, di alienarci, di non avere nessuno intorno e di fare quello che vogliamo quando lo vogliamo. Non è colpa di nessuno dell'essere umano che è fatto in questo modo. È sempre bene comunque fare tutto con amore e con rispetto. Poi quello che accade, accade. Se una persona smette comunque di starti accanto, probabilmente era il percorso, l'hai tenuta accanto nel momento in cui, o nei momenti della vita in cui dovevi avere quella persona. Quando quella persona non c'è più, vuol dire che tu hai passato quel momento e devi vivere un altro livello di consapevolezza, o superiore o inferiore, ma questo è, cioè è finito quel momento. E poi Osho infatti qui lo dice a un certo punto, dice proprio questo, l'amicizia è una forma d'amore elevata, no? Però ciò non toglie che vada a fasi, no? Ti dice, tu puoi sapere di te ma non puoi sapere poi dell'altro, cioè se tu sai quanto vuoi bene una persona ma non puoi sapere quanto quella persona vuole bene a te, quindi nel momento in cui finisce è finita, cioè è finita, si passa ad altre esperienze di vita. Perché altrimenti che facciamo? Come quelli che, come si dice volgarmente, ci vanno sotto, ci stanno sotto, fino ad ammalarsi, fino ad intetrirsi, cioè ad intristirsi, cioè, diventa una malattia e diventa qualcosa che non fa bene, perché l'uomo deve sempre aprirsi all'esistenza tutta, perché se non ti apri è il momento che hai finito questa esperienza di vita, cioè non c'è più bisogno allora che tu viva. Detto così è brutale e brutto. E dal momento che è impossibile che tu non abbia bisogno di vivere, perché non è un caso se sei nato, allora ecco che la risposta già ti è stata data. Devi iniziare un'altra esperienza. Quindi la fine di una cosa è solo il termine di quell'esperienza che ti porta ad una nuova. Crisi e mutamento vuol dire cambiamento. Ogni volta che c'è un momento di crisi è un momento di cambiamento di livello, di stato. Cioè tu da che eri A termina e passi a B. A quel punto devi viverti completamente B, ma tanto finirà pure quello, perché l'Uroboros ci insegna, il serpente che si morde la coda, che tutto è ciclico. Non esiste una cosa che non si ripeta in questo mondo. Tutto ciò che ha inizio ha una fine. Cioè mettiamocelo in testa. Non esiste la possibilità dell'eterno, che tutto è per sempre. L'eterno è uno. È uno, è il Dio, è l'esistenza terrena, è l'esistenza futura che è eterna sotto questo punto di vista, ma ogni esperienza poi è ciclica. Non c'è una cultura che non parla di questo. Ecco, quando il cristianesimo, dopo un certo periodo, ha voluto vedere la storia in maniera lineare, quello è stato il grave errore del cristianesimo, o meglio del cattolicesimo, di tutte quelle varianti cristiane che hanno portato poi alla rottura del rapporto dell'uomo con la religione, da religo, no? Cioè il legame che c'è fra l'uomo e Dio. Se tu mi dici che una cosa termina, finisce, io sto tutta la vita a sperare che quando qualcuno è morto me lo rivedrò un giorno nella notte dei tempi tutti quanti insieme, un po' come dice il cattolicesimo, ma anche questo non è. Cioè non potrebbe essere così, perché allora vorrebbe dire che l'esistenza è una sola. Che allora tutte le esperienze cicliche, cosa le facciamo a fare? Fatta una, ha già imparato tutto. Ma non è così, no? Qui bisogna far ragionare il cervello, perché l'esperienza che noi facciamo è quella in terra e anche dopo la morte. Infatti a tal proposito già vi dico
che per la prossima settimana, dal momento che ci sarà il mese di novembre con i santi e i morti, faremo proprio un incontro, e qui ci agganciamo a Steiner, alla vita dopo la morte, tra la nuova vita e la rinascita, molto bello, in cui parleremo proprio di questo, cioè affronteremo il discorso della morte, della vita dopo la morte e della rinascita, così viviamo anche il periodo di novembre in maniera molto migliore rispetto a come siamo abituati con il biego cattolicesimo o altro a viverlo come un momento triste e di pesantezza animica. Al contrario, è tutto per la rinascita. Quindi finisce un'amicizia, se si chiude una porta, perché si dice si aprirà un portone? I detti sono di un esoterismo pazzesco, cioè non c'è un detto che non sia vero. Ragionateci, parlatemi di ditemi un detto che non sia vero. Tutti i detti sono veri. Nessuno ti potrà mai dire in questo mondo che le cose non ti sono mai state dette. Sei tu che non le hai capite. Perché tutto viene detto con i detti. Che vengono dalla tradizione, sono tutti tradizionali detti, sono tutti figli dello spirito eterno che l'uomo a parole ha spiegato in filastrocca, in musica, in frasi, note ripetute nei secoli, nei dialetti. Ci sono dei dialetti che hanno delle frasi fantastiche e tradizionali, che se uno le segue tutte, sono tutte verità in pillole. Chi trova un amico trova un tesoro. Chi trova un amico trova un tesoro. Che vuol dire? Se tu comprendi che l'amicizia è tutta un'esistenza una, tu hai trovato il tesoro, hai trovato l'oro, la pietra filosofale, che pensate che sia? L'alchimista cosa faceva con il suo Atanor? Creava la pietra filosofale, l'elisir della lunga vita, ma non è questo che faceva l'alchimista. L'elisir della lunga vita, l'eternità, è il trovare l'amore in sé. Se tu trovi l'amore, e l'amore è Dio, è esistenza, è tutto, tu hai fatto, hai risolto il problema che dopo la morte non torni, quello che in tutti gli ordini esoterici è chiamata reintegrazione. Tu ti reintegri con l'uno e poi ricominci il gioco, perché è un cerchio, perché si va, si sale e si scende, è un continuo, tutto per ai fini evolutivi. L'abbiamo detto anche durante, se non sbaglio, il primo incontro, quando abbiamo accennato su chi è questo Dio che si specchia, perché nasce l'uomo, perché nasce il mondo. La famosa caduta di Adamo. Ora non entriamo in fattori troppo gnostici, però tutte le tradizioni ci raccontano la stessa cosa, che per conoscersi, per riconoscersi, bisogna conoscersi. Quindi per conoscere un amico bisogna riconoscere se stessi in un'altra persona. Questo è il concetto vero dell'amicizia. Perché si è amici di qualcuno e non si è amici di qualcun altro? Perché non ci si è riconosciuti in quell'altro. Quindi si lavora su livelli differenti. Con alcune persone non ti troverai perché le troverai magari più basse e quelle troveranno te strano perché magari sei troppo elevato e viceversa. Questa è la vita. Il giorno che trovi qualcuno che fa il tuo stesso identico percorso, in cui il livello è molto molto simile, un livello di esistenza, di empatia, di conoscenza, di sentimento, tu hai trovato la persona con cui riesci, dunque, qui e ora, in questo momento preciso, a vivere quel momento, quel periodo circoscritto, perché non sarà, raramente è tutta la vita. E ti dirò che se è tutta la vita una cosa, o ci si è evoluti insieme, o qualcuno non si è evoluto con te. È impossibile. Quindi se è per tutta la vita è perché vi siete evoluti insieme, avete fatto un percorso veramente parallelo, per cui in ogni momento più o meno vi siete ritrovati. Se invece non è così, ci si saluta. Da buoni amici ci si saluta. I rapporti anche d'amore che terminano male, che terminano con il litigio, con la credine,
è di persone che o uno ha raggiunto una conoscenza diversa, ha superato e quindi comunque non c'è la credine, oppure entrambi sono rimasti a un livello talmente basso che chiaramente c'è contrasto, non c'è comprensione, non c'è compassione, perché bisogna avere anche compassione per chi smette di amare. Bisogna avere compassione, che non è pietà, è l'ottava più alta la compassione, eh? Con pathos, quindi con il sentimento, con la consapevolezza, io comprendo che siamo cambiati. Questo rientra tutto nell'esistenza, cioè nell'amore universale, nell'amicizia universale, perché tutto cambia. L'importante è cambiare con il tutto. Qui ci sono altre due mani alzate, che però non avendo il video, una è Massimiliano, che penso sta così da un'ora. Massimiliano, non ti vediamo, ma ti possiamo ascoltare. Grazie, grazie della lettura, insomma, che mi ha portato veramente una certa comprensione di quello che può significare il concetto di amicizia, che per me, per quanto mi riguarda, è stata sempre un po' interessata. Credo che i rapporti con gli altri, soprattutto con gli amici, anche inconsapevolmente, devo dire, perché fondamentalmente, insomma, mi sento attirato dal mio prossimo, soprattutto dall'amico, compagno di strada, di viaggio e di esperienza. Che è successo? Che è successo? Conservo un caro amico, dei cari amici che ho conosciuto tempo addietro, prima di maritarmi, diciamo così, ha detto nella mia lingua palermitana. Faccio un inciso, io parlo due lingue, il palermitano l'italiano. E male l'italiano. Qui quando parli magari il latino, oppure parli un pochettino nelle lingue che magari ti sono più congeniali, allora in un certo modo rimango interdetto, diciamo così. Ecco, tornando al discorso dell'amicizia, penso che mi ha aperto di più la comprensione di quello che vuole dire, insomma, l'amicizia. Io sono un buon amico, ecco, credo di no, molto così spartanamente, perché penso sono una persona egocentrica, penso un po' troppo al mio benessere, mi sono un pochettino chiuso in questa condizione. Mio malgrado, poi, in fondo, perché insomma, c'è sempre, come dire, no? La luce in fondo al tunnel. Quindi, che dire, insomma, questa vita non è che ci insegna, ecco, i valori dell'amicizia. Io Osho non l'ho incontrato e forse, chissà, un giorno ad avere. Quindi questi concetti così chiari, limpidi, di quello che voglia dire, ecco, l'amicizia, relazionarsi con l'altro e riconoscermi nell'altro, gli altri sono uno specchio, sono cose che, ecco, mi fa piacere che ne stiamo parlando. Tu ne hai parlato in maniera piacevole, chiara, e devo dire che avevo poco da aggiungere sino, insomma, quando hai finito di parlare e di argomentare sull'amicizia. Quindi in un certo modo provo a bastarmi da solo, però non è così, insomma, non funziona così. Relazionarsi e cercare di essere amico dell'esistenza e quindi di tutto il creato, di tutto non so che cosa. Quindi cercare di guardare oltre, però la dico tutta sinceramente, c'è come voglio dire, questi scudi, queste armature, questa protezione per evitare, ecco, di soffrire, quindi in un certo modo
per proteggermi ho limitato come dire, la mia mi aprirmi verso l'altro in maniera forse esagerata magari, però ecco, anche se animato di buoni sentimenti, poi col tempo magari la vita con le delusioni e quant'altro ti fa diventare nel mio caso un sasso, il cuore, no? Però è così, ed è difficile poi rimettersi in gioco e ricominciare a cercare di avere fiducia in se stesso e con gli altri, diciamo. Va bene, ascolterò le vostre. Sì, infatti l'idea mia ora era di fare proprio un passaggio e sentire un pochino tutti cosa ne pensano dell'amicizia. Però comunque, grazie. Grazie a te, Massimiliano. Al discorso di indurire il cuore, ogni esperienza negativa tende a farcelo un pochino indurire, no? È il timore, la paura, come dicevi giustamente, di dover ricadere in certe esperienze. Però la vita è questa, cioè la vita è esperienziale. Se non facciamo tutte queste esperienze, che cosa impariamo? Ogni volta impareremo qualcosa di più. Chiudersi è non vivere. E anche Steiner su questo dice sempre che bisogna rimanere nel mondo, non facciamo l'errore di metterci da una parte. Sono le ore 22 in punto. Aspetta che ti disattivo. Non facciamo l'errore di metterci da una parte. Perché in realtà in effetti bisogna stare nel mondo, essere, ecco, Gesù Cristo diceva: io sono nel mondo ma non sono di questo mondo. E ognuno di noi in realtà è nel mondo ma non è di questo mondo. Quindi siamo nel mondo, viviamo questa esperienza. Ora che non che quella che dobbiamo fare, poi si vedrà per il futuro. Allora lascio un attimo la parola a Claudia. Grazie Massimiliano di nuovo. Così poi facciamo un giro tutti quanti e non facciamo così tardi come solitamente abbiamo preso la cattiva abitudine di fare. Eccomi. Claudia. Allora, io condivido pienamente le ultime parole che tu hai detto sull'amicizia, ovvero che noi dobbiamo riconoscerci nell'altro. E l'amicizia è davvero un atto d'amore. Quando tu inizi a fare un lavoro su te stesso e quindi diventi auto-osservatore di te stesso e anche severo, ti osservi nei tuoi difetti, nei tuoi modi di essere e di comportarti, e automaticamente anche le amicizie cambiano. Le amicizie cambiano secondo la tua vibrazione, siamo sempre lì. Infatti perché questo è il vero segreto che Claudia ci ha insegnato e che ci insegnerà presto sempre. Mi senti? Sì, molto bene, però io non insegno nulla, cioè queste sono solo dottrine di cui poi ognuno di noi fa esperienza, Claudia, nessuno secondo me, certo. No, nessuno, io non insegno nulla personalmente, grazie comunque. E quindi, dato che tutto è vibrazione, energia, cambiando così come una radio la nostra vibrazione e portando alla coscienza determinati aspetti di noi stessi, questo fa sì che automaticamente anche le persone che ci circondano cambiano proprio persone. Di conseguenza, secondo la mia esperienza, le amicizie quelle un po' più, che non vibravano più sul mio modo di essere, sono andate a scemare automaticamente, però in maniera tranquilla e civile, naturalmente, sì. Mentre le altre amicizie si sono rafforzate ed è sempre un continuo confronto, un confrontarsi continuo. Poi voglio ricordare che, come ha detto Claudia,
le amicizie, le persone che noi incontriamo sono uno specchio per noi, quindi ci mostrano qualcosa di noi, nascondono un indizio, come anche gli eventi nascondono degli indizi, dei messaggi. Questa è una cosa, come direbbe Claudia, un segreto esoterico, perché se noi riusciamo ad essere attenti e coscienti e desti ogni momento, ci accorgiamo che le persone, quando si comportano in un determinato modo, sia nel bene che nel male, ci stanno dicendo un qualcosa. E comunque, in ogni caso, ogni persona che noi incontriamo nella nostra vita per un determinato periodo di tempo, che una persona la possiamo incontrare durante un viaggio, su un treno, o per tanto tempo possiamo avere contatti con una persona, è sempre un compagno di viaggio, è un compagno di viaggio, di avventure. E volevo condividere una frase bellissima che a me personalmente mi ha toccato il cuore, e devo dire che io in questi ultimi 2 anni ho incontrato un amico, tra virgolette, io non lo posso fare perché non mi vedo, le virgolette che fa Claudia ogni tanto, un amico veramente speciale. E vorrei condividere questa frase di Young, giusto? Si pronuncia così, con tutti voi. Mi sentite? Mi sentite? Perché Percepite. la devo leggere, vediamo se Leggicela. devo. Sì, ok. Devo accostarmi all'anima mia, come uno stanco viandante, che nulla ha cercato al di fuori di lei. Devo imparare che dietro a ogni cosa da ultimo c'è l'anima mia. E se viaggio per il mondo, ciò accade in fondo per trovare la mia anima. Perfino le persone più care non sono la meta e il fine della ricerca d'amore, ma simbolo della nostra anima. Volevo condividere questa frase perché Grazie, è. Sì, perché noi già basta che noi ci amiamo tanto, tanto con noi stessi, noi, e cerchiamo in noi, cerchiamo veramente l'amore. Perché sai, io penso una cosa, in questi 2 anni ho capito tante cose e ci sono molte cose che ancora devo capire, sicuramente. Di più, però io la frase che ci insegna, ci ha lasciato Gesù, Claudia, ama te stesso, scusa, ama il tuo prossimo come te, sì, come te stesso. Ora la domanda è: noi dobbiamo amare gli altri come noi amiamo noi stessi, ma noi realmente ci amiamo? Già, è questo. Perché per amare. E quindi costruire un mondo dove vi è l'amicizia, dove siamo uno. Amare vuol dire avere coraggio, perché quando tu hai coraggio di amare te stesso, e vuol dire essere solo, sii solo e sarai tutto tuo, non che ti metti a disparte nel mondo, si intende. Sii solo nel senso, abbi il coraggio di amare il tuo vero te stesso, non la persona che sei, la personalità, il nome io Claudia, ma il tuo vero te stesso che oggi ci ha portato qui, che è lui che ci conduce qui. E quindi ama il tuo vero te stesso, mettiti che cosa sei disposto a fare per l'anima tua. Allora, se tu sei disposto a fare questo per l'anima tua, sei disposto davvero a essere coraggioso e leale, leale perché la lealtà è un valore importante, allora lì stai amando te stesso, ma amare se stessi è davvero difficile. E la cosa importante che io personalmente sto cercando di fare sempre è riuscire ad amare
realmente me stessa, me stesso. Brava Claudia, è sicuramente questo. Grazie. Il punto da cui partire, no? Il conosci te stesso. Ti ringrazio, andiamo avanti che c'è Danilo, se no si addormenta che è stanco, sta facendo tutte le sere uno spettacolo teatrale, sono andata a vederlo. Alla Claudia innanzitutto bravissima e complimenti, perché io ricordo che Claudia è la più giovane di tutti qua e mi sembra la più saggia, cioè una persona di una saggezza infinita, quindi brava Claudia. Grazie a voi. Così. Grazie a voi, grazie a voi. Vai Danilo. Ma è vero, mi associo anche io a ringraziare Claudia, perché insomma è una persona coraggiosa, mi sembra di sentire, non ha paura di dire quello che pensa e di come lo dice, insomma arriva tutto. Io invece no, volevo solamente fare un memorandum per quanto mi riguarda, per tutto quello che è stato detto oggi. La cosa fondamentale che devo assolutamente scrivermi da qualche parte è quella di ricordarmi quanto sia fondamentale l'amicizia, non da quello che mi aspetto, ma da quello che io posso dare per gli altri, perché il ragionamento dell'amicizia istintivamente mi porta sempre a pensare: ma io non ho gli amici che possono darmi quello che vorrei. E invece è proprio il ribaltamento di campo quello di pensare: come posso io dare amicizia, essere un valore nell'amicizia, perché poi uno riporta sempre tutto su se stesso, e in base a questo appunto poi rimanere sempre accanto all'altra persona senza invadere poi quelli che sono i percorsi, no? Come è stato detto prima, cioè quello di aiutare senza condizionare il percorso dell'altro. Non mi ricordo chi aveva appunto fatto questo intervento, la ragazza che aveva parlato, la prima ragazza che aveva parlato, è quello del appunto stare in quella situazione di imbarazzo nel non sapere quando si inizia a invadere la libertà altrui, però neanche quello di sparire, e quindi rimanere in quello stato di aiuto. E anche quando si ha l'esigenza di chiedere all'altro, perché si ha, spesso vedo, la paura di chiedere. Quando c'è bisogno d'aiuto si tende ad aver paura di chiedere all'altro, perché se uno è a cuore aperto e aiuta tutti, nel momento in cui ha bisogno di aiuto credo che non debba farsi nessun problema nel dire: mi serve aiuto. Bravo, quanto è vero questo, è vero, guarda, hai toccato un punto fondamentale dell'amicizia, è vero, c'è chi dà e poi al momento in cui avrebbe bisogno o ha vergogna di chiedere, perché c'è anche la vergogna che non dovrebbe esistere nell'amicizia, oppure magari chiede e poi non trova nessuno, e dici come ho dato tanto e poi mi sono trovata come un cetriolo. Però vabbè, non ci, anche quell'esperienza vuol dire che si è dato comunque bene e doveva andare in questo modo, si avevano attorno solo persone magari in quel momento che avevano bisogno del tuo bene, quindi ben venga anche che si abbia dato a prescindere. No, infatti se si dà bene, nel senso, secondo me automaticamente si riceve, perché poi c'è quella patologica croce rossina che fa quegli aiuti egoistici, no? Quelle che aiutano per forza anche quando non c'è bisogno, solamente per poi rinfacciare, per dire: ah, ma io ho aiutato tutti e non mi aiuta nessuno. Spesso però dietro quell'aiuto c'è un grande egoismo in alcune persone, quindi non è semplice distinguere l'aiuto, quello sano, da quello che invece va a bloccare. è vero Danilo, assolutamente concordo, grazie per questo spunto che di riflessione, che era fondamentale prendere, fare, effettuare. Amico mio! Allora, Tommaso, ritorniamo a te, dal quale eravamo partiti. Vedi sì, che... no, allora, in realtà... sì, un robot. In realtà io ho alzato la mano, però come hai detto tu prima, se vogliamo far fare un giro anche agli altri, assolutamente riabbasso la mano. Allora, vediamo, facciamo così. Intanto no, di quello che volevi, perché hai avuto il coraggio di alzare di nuovo la mano, quindi ora parli. Allora, faccio il giro a partire da Alessandro, che lo vedo proprio che voleva parlare, ma non ha il coraggio di alzare la mano, già l'ho visto dallo sguardo.
Vai Tommaso, vai. Alessandro, preparati l'argomento. Intanto anch'io ringrazio assolutamente Claudia T, la chiamiamo Claudia T per differenziare. Claudia T, assolutamente, perché grazie a quello che ci ha detto, penso ci ha dato a tutti un qualcosa. E rispetto a questo, voglio dire che, almeno dal mio punto di vista, qualsiasi persona, proprio qualsiasi, anche che ne so, dalla persona che non ci si aspetta proprio niente, può capitare andando avanti che ti dice un qualcosa che ti può essere utile nella tua vita, ma anche una minima cosa. Però non lo so, questo è una cosa che sperimento più spesso, diciamo, con veramente quasi tutte le persone, anche chi mi sta tra virgolette antipatico, riesce comunque a darmi un qualcosa che mi può essere utile per la vita. E poi invece, ritornando a quello che ha detto Chiara della preoccupazione delle altre persone, che sia per le altre persone, che questa è una cosa che mi devo far entrare bene in mente, che a volte si tende, non so se per empatia o per qualcos'altro, non sto a me a dirlo, però a volte si tende ad aiutare le persone, ma non si capisce che in realtà ognuno appunto ha la sua esperienza e magari tu aiuti quella persona a seconda della tua esperienza e non ci si fa neanche caso, quindi invece che far bene appunto ti fa anche male. E niente, ecco, principalmente era questo, però secondo me appunto bisogna cogliere ogni singola perla, perché no, da ogni persona. Credo che Chiara ti voglia rispondere, sai? Sì, no, più che altro volevo dire come si è al momento conclusa la vicenda, perché al momento l'ho fatto scappare il mio amico, perché mi ha detto che sono stata invadente. Quindi no, per concludere, siccome ho raccontato la vicenda, quindi ho imparato sulla mia pelle che comunque ho superato il limite. Io credevo di star facendo del bene, ho fatto del male, palesemente, e quindi niente, la responsabilità è mia. Capitato anche a me più di una volta, assolutamente, anzi anche recentemente, molto recentemente, quindi. È capitato anche a Manu, no? Ne parlava prima, vedi, la sua esperienza era quella che voleva rimanere da sola e quindi in realtà poi ha avuto proprio questo contrasto con l'amica o l'amico per questo motivo, quindi ci siamo trovati da una parte e dall'altra in un certo senso. Sarebbe interessante, se posso dire, anche riflettere su come magari non fare sentire una persona giudicata, però farle comprendere un errore, diciamo, nell'accettazione. Non so se sia possibile, cioè senza la colpevolizzazione. Sai, secondo me dipende che cos'è l'errore. Certo. Anche quello è importante, dal punto di vista di chi pensa di essere in errore o di aver subito un errore altrui. Non è facile, Chiara. Perché no, poi ognuno di noi crede di essere nel giusto. Infatti, certo. Siamo tutti fenomeni. Facciamo i danni quando ci uniamo. Sentiamo un po' se Alessandro c'ha qualche perla. Mo si gira, tira fuori qualche suo testo famoso. Vai Alessandro, dici la tua. Sono curiosa, siamo curiosi. Allora, ciao a tutti, mi sentite? Sì. Non saprei, io potrei dirvi che probabilmente occorre sbarazzarsi del cattivo gusto di voler andare d'accordo con tutti. E per dirla come diceva uno scrittore famoso, che bisogna accordarsi, cioè le cose grandi ai grandi, gli abissi ai profondi, le finezze ai sottili e la rarità ai rari, diceva. E non per questo, come si può dire, non è classismo, no, ma è chiaro. No, non è una questione di questo, è una questione di scelta e di accordarsi con la come diceva Claudia, no? Con l'energia che trasportiamo dentro noi stessi verso l'esterno, l'accordo attraverso quello che noi emaniamo con quello che c'è fuori. È proprio questo accordo qui, che le cose grandi e grandi e le rarità ai rari.
e questo è l'accordo che bisogna cercare. Poi il tipo di amicizia o il tipo di rapporti verranno abbastanza naturalmente dopo di questo accordo e saranno tutti diversi rispetto a come noi siamo diversi. E il fatto di dover cercare un tipo di comportamento o una specie di strategia dell'amicizia o del rapporto non fa mai bene, secondo me. La cosa principale è trovare il centro della propria espressione di se stessi. Poi tutto dopo, qualunque cosa venga, va bene. Non è che deve andare bene nel senso di giusto o sbagliato, perché può andare bene o male, però va bene per quello che tu, come ti posso dire, va bene affinché la tua ruota continui a girare con lo stesso equilibrio, che giusto o sbagliato che sia. Esatto, è il tuo, è l'equilibrio tuo, quello è ciò che conta. Il tuo equilibrio è la cosa giusta, tra virgolette, a prescindere dai concetti di giusto e sbagliato, perché sono d'accordo con te, Alessandro, assolutamente. Difatti rientra tutto poi in quello che diceva anche Claudia a te, cioè il conosci un po', il conosci te stesso. Se conosci te stesso, conoscerai il mondo. Ecco, questa è la frase che non viene mai conclusa, tutti si fermano al noscis auton, ho mischiato il latino e il greco, non mi ricordo, sono stanca, però il conosci te stesso, in realtà è conosci te stesso e così conoscerai il mondo. Ed è quello il discorso proprio che fa Alessandro, cioè se tu conosci te stesso, alla fine ti avvicinerai a chi è come te, non per il bene o per il male, è così naturalmente. I piccoli con i piccoli, i grandi con i grandi, poi piccoli fra virgolette, grandi fra virgolette, saggi fra virgolette, rari fra virgolette, quello che ti pare. Come quando fai la collezione dei francobolli e tutti quelli dell'Italia li metti in Italia, quelli dell'Europa li metti in Europa, cioè, detta un po' in maniera simpatica, però è quello che accade. I simili con i simili, poi lo simile similibus, dicevo in latino, curantur, cioè quello è anche il principio omeopatico, però la verità è questa, c'è un principio omeopatico in fondo in noi, no? Ci avviciniamo a chi è simile. E, Ale? Sì, faccio un'ultima riflessione sulla frase che hai appena detto, no? Del conosci te stesso, riprendendo le imprese di un mio omonimo di tantissimi anni fa, che è il generale Alessandro Magno, delle sue conquiste. Se voi notate tutte le conquiste che ha fatto durante il suo periodo di breve vita, alla fine i confini che ha toccato sono i confini della conoscenza del mondo che si aveva in quel periodo. E quindi questa cosa è molto particolare, perché poi se voi prendete la cartina geografica, la Grecia di Alessandro Magno, comunque la Macedonia, era al centro di quel mondo e lui ha toccato quasi tutti i confini, come se ci volesse dire che le sue conquiste, quello che voleva fare in così breve tempo, poco dopo i 30 anni, è come se avesse voluto conoscere semplicemente se stesso e dove poteva arrivare. Almeno noi potremmo trarre quell'insegnamento lì. Poi certo, la storia sarà un misto tra un mito e la storia vera. So. È quello che gli antichi chiamavano l'ombelico. Poi ci ha fatto la canzone Giovanotti, l'ombelico del mondo. Però in realtà il concetto è molto geneniano. Genon ha parlato di questo, del centro come sacralità, cioè tutto ciò che rientrava nel centro, nella centralità, quindi nell'equilibrio centrale, era sacro. Vabbè, qui poi dovremmo entrare in altri argomenti, però è bello quello che ti ho detto, anche ricordare le imprese di Alessandro Magno, che insomma ha vissuto in pochi anni e ha praticamente conquistato il mondo conosciuto, all'epoca noto. Ottimo, io faccio una piccola carrellata. Vai Alberto, prendo così. Alberto, fermati, devi attivare il microfono. Aspetta. Eccoti. Ci sono? Ci sei. Ecco, va bene. Vabbè, io cosa posso dirvi?
io vi dico che cosa mi ha fatto riflettere tutto quello che abbiamo detto stasera, che forse, ecco, magari invece di portarvi degli esempi, vi dico cosa, che riflessioni mi ha fatto fare questa oretta che siamo stati insieme. Allora, beh, intanto penso che da domani voglio veramente darmi dei propositi, perché poi alla fine i propositi sono un bel passo che si fa ogni volta, e quindi da domani voglio veramente provare a vedere questa cosa di Osho nel concreto, quello che dice Osho nel concreto, e voglio non solo vederla, ma troverò il modo anche di fare qualcosa, no? Per cui cioè, la domanda che bisogna farsi, ma dopo bisognerà fare qualcosa anche, quindi agire ed essere amici di chi magari non lo senti vicino, non lo senti amico. Per cui mi sono dato questo proposito qua finché vi sentivo parlare. Poi ho fatto un'altra riflessione che magari condivido con voi, perché prima ho sentito parlare di errori nell'amicizia, no? E mi è venuta in mente questa cosa qua. Dico, ma se tutti gli insegnamenti esoterici, insomma, dicono che l'errore è la crescita, è il primo passaggio della crescita, no? Ma allora anche l'errore nell'amicizia, se noi siamo intelligenti, possiamo vederlo come crescita nell'amicizia. E quindi, magari, anche qua, se uno nell'amicizia, anche nei momenti in cui le cose non funzionano, no? Fa forse quello, non lo so se dire quello più bravo, più evoluto, quello più intelligente, che fa il primo passo e quindi va oltre l'errore e magari riesce a far crescere anche l'amicizia. A me queste cose sono capitate a volte, no? Quando hai dei problemi nell'amicizia e poi prendi questo problema proprio per far crescere l'amicizia, no? Mi è capitata questa cosa. Non so se riesco a spiegare in maniera chiara. Ecco. E poi ho fatto un'altra riflessione. Ma io faccio delle, cioè vi dico quali sono le riflessioni, perché mi sembra banale che vi dica quali amici ho mollato e quali ho trovato, perché tanto è una cosa abbastanza naturale nella vita. Però penso anche ai maestri, no? E caspita, loro andavano d'accordo con tutti, erano amici di tutti. E anche questa cosa dell'essere tanto selettivi, che probabilmente sarà una cosa, non so, è una cosa che mi chiedo, che non lo so se è una cosa che poi verrà naturale, oppure se sei a un certo livello forse non hai bisogno di doverti scegliere quali sono gli amici, perché se fai quello che fa Osho in realtà, che ti dice di fare, cioè di essere amico di tutti, la comunione, alla fine perché devi scegliere di stare con qualcuno che è come te? In fondo stai con tutti, poi condividerai con chi è come te, forse, non lo so, è una riflessione che faccio. Vi ho detto le cose che avevo nella testa, così, che mi sono venute, ecco. Credo una cosa, credo che la comunione di Osho voglia dire aprirsi all'esistenza tutta come amica, come amicizia generale. Però è innegabile che poi ognuno di noi abbia delle persone con le quali ci si trovi relazionandosi in funzione di alcune specifiche. Cioè, io mi posso trovare bene con alcune persone per alcuni fatti, con altre per altri, eppure comunque sentire tutte, seppur diverse, in comunione con me. Io la vedo così, e io leggo così anche la frase ricordata da Alessandro, in realtà. Perché il saggio... No, non mi volevo rivolgere ad Alessandro, è assolutamente... No, sono io che ho fatto il collegamento. No, perché poi è una cosa che è venuta fuori un po' da tutti, più o meno, no? Però non è quello che ha detto Osho stasera. Questo vedo... Aspetta, no, io volevo ricollegare proprio invece quello che hai detto te, Alessandro, con quello che ha detto Osho, perché per me ci stanno... Tutte e due le argomentazioni, le riflessioni, proprio perché Osho parla di comunione, cioè anche per dire l'anziano può andare d'accordo con il bimbo pur avendo esperienze di vita e cose differenti, ma chiaramente nel momento in cui l'anziano dovesse fare un certo tipo di ragionamenti
puta caso di vita, piuttosto che cioè, esistenziali o inerenti alla politica, sfere di cui il bimbo non ha consapevolezza e coscienza, chiaramente non lo, potrebbe non prenderlo come amico sotto questo punto di, da questo punto di vista, che non vuol dire non includerlo, perché la comunione comunque rimane totale, però è inevitabile che le argomentazioni poi nell'amicizia siano differenti in base alle persone. In questo senso io la vedrei. Scusami, le argomentazioni che cosa hanno a che fare con l'amicizia? Ma difatti ti parlavo di comunione, cioè comunque la comunione è generale, è totale, però se io devo andarmi a prendere un caffè, ti faccio un esempio, magari ci vado con una persona con la quale so che potrei condividere una certa sfera di interessi, piuttosto che con altra con la quale condivido un rapporto di comunione, ma non quel tipo di interesse che posso condividere invece con una terza. In questo senso, che non vuol dire escludere qualcuno, perché comunque sempre di comunione si tratta. Non lo so, io quantomeno la vedo così. Poi ci sono persone con le quali, ad esempio, io riesco a parlare totalmente di tutto, aprirmi a 360 gradi, e con altre con le quali so che o per sensibilità personale o per diversa conoscenza o per un diverso approccio, so che potrò trattare argomenti o situazioni differenti da altre. Ma credo sia naturale anche questo, Alberto. Cioè, non credo che per dire con il tuo vicino di casa, con il quale potresti avere un ottimo rapporto di comunione, magari tu vada, non so, a sciare, per dire, o a fare qualche esperienza che faresti con un amico più profondo, col quale è maggior vicinanza, con la quale è un'esperienza di vita differente. Sai, no, ma a me questo che dici, per me è molto chiaro. Però non lo trovo attinente all'amicizia, cioè dare l'amicizia a una persona non è fare delle cose con lei. E, non so, o forse fammi capire come Osho intendeva dare l'amicizia a qualcuno. Cosa vuol dire dare l'amicizia a qualcuno? No, no, abbiamo visto che Osho lo vede come comunione totale, generale, ma io non sono Osho. Ah, no, ok, ok. Ma scusami, io ti davo la mia personale. No, ma io sto riflettendo, scusami, perché ho forse un modo brutto di parlare, perché... No, assolutamente, Alberto, è assolutamente chiaro, però tu dicevi la tua personale opinione, chiaramente, no? E ti riferivi a quello che diceva Osho. Io ho preso poi il discorso fatto da te, da Alessandro, e ho cercato una comunione per quanto riguarda il mio punto di vista, riferendomi anche a Osho, perché secondo me il concetto di Osho di comunione è fantastico, ma parliamo di un grande saggio. Io non ho quella saggezza, quindi magari nel mio piccolo mondo cerco di raggiungere quella saggezza, ma devo vivere comunque nel mondo, proprio perché non sto fuori e perché il mio lavoro non è prettamente intellettuale, ma è reale. E nel mondo reale, concreto, io mi trovo che, per quanto possa avere comunione con tutti, io non porto una persona appena conosciuta, per dire, a sciare con me o a fare delle esperienze che sono più personali, più intime, quello che vuoi, no? Chiaramente lì c'è un livello, lavoriamo sui livelli di conoscenza che non sono esclusivi dell'inclusione amicizia. Cioè, che non vanno ad includere poi il concetto di comunione d'amicizia. La comunione d'amicizia è totale, posso essere amica tua, come sono ugualmente amica di Silvia, di Chiara, di Edoardo, ma è inevitabile che magari possa avere con te, per dire, un rapporto, come si suol dire, non mi viene, ma no, una... Affinità, esatto, differente rispetto a come potrei averla con Silvia piuttosto che con Tommaso o Edoardo. In questo senso credo che sia naturale, la comunione c'è, l'intento che l'amicizia sia pura, sempre reale, leale, vera e obiettiva c'è, però chiaramente poi in base al mio essere mi interfaccerò in maniera differente. Questo è il mio punto di vista, poi è chiaro che sarebbe l'ideale potersi aprire sempre con tutto e con tutti, ma qui rientra il discorso che faceva Alessandro, che secondo me è molto pratico, è molto concreto. Altrimenti, ti faccio un esempio, Gesù Cristo con i famosi 12 apostoli, perché ha scelto proprio quegli apostoli e non altri?
perché ha scelto di fare certe esperienze e non altre? Perché poi ognuno di noi deve vivere nel qui e ora l'esperienza che in quel momento hai da vivere, devi effettuare. Che non vuol dire, come dicevo con Alessandro, poi diventare selettivi. Ecco, il discorso non è cadere nella selezione, ma la selezione diventa naturale, fra virgolette. Una selezione però senza vederla alla Darwin, non è una selezione darwiniana, è una selezione anche emotiva, psichica. Mio punto di vista. Vai Edoardo. Premessa, cioè quello che stai dicendo magari si avvicina molto a quello che ha detto Claudia Trovato, cioè subentra un discorso di energie, di livelli, cioè quando tu sei in sintonia, ti sintonizzi energeticamente con quei livelli, con l'altra persona sì e con l'altra di meno. Vabbè, a parte questo, poi anche lì il fatto degli apostoli mi sembra che non tutti avevano accettato, cioè quei 12 avevano accettato, ma lui aveva fatto un po' un discorso in generale, poi magari 12 avevano accettato, gli altri no, cioè è anche lì da dire. Comunque, però le volevo aggiungere, visto che siamo in ritardo, volevo dire... il caso, io volevo, come premessa, il caso non esiste. Nella vita tutto, niente succede a caso. Adesso noi che siamo, diciamo, sul percorso, tutti insieme noi anelliamo un percorso di crescita, di coscienza, no? Io sono sicuro che, diciamo, il discorso amicizia c'è molto importante, magari la vita ci mette davanti alle persone, magari cioè, abbiamo un mezzo per poter crescere, nel senso che negli altri noi possiamo vedere i nostri difetti, perché gli altri rispecchiano i nostri difetti, anche se ci fa, diciamo, a volte non accettiamo, è impossibile, non posso essere così, tante volte vediamo dei chiacchierone, oppure vediamo persone che si lamentano sempre, oppure io non sono così, infatti però non so, adesso... Io ho letto, ho sentito tra i maestri che con insegnamenti esoterici che noi siamo proprio quelli, se noi non abbiamo quel tipo di difetto negli altri noi non lo vediamo. Se noi vediamo quei difetti in quella persona è perché noi li abbiamo. Allora a volte penso nella vita e che nelle amicizie abbiamo un mezzo valido per poterci conoscere, per poter vedere noi stessi, anche là dove non ci immaginiamo neanche che noi siamo così, però magari a fondo viene fuori quella cosa lì, ed è importante non criticare, non giudicare, non dire neanche che quella persona sta sbagliando, sta facendo, perché poi ci erigiamo a giudici. Noi già nella critica poi viene a finire che prendiamo una strada che non è consona, diciamo, al cammino che facciamo. E possiamo creare con il nostro giudizio problemi anche a quella persona lì, non volendo, noi magari dal nostro punto di vista possiamo condizionare quell'amicizia, quella cosa che anche non volendo, però succede. Basta. È tardi, mi fermo. No, ma assolutamente una riflessione più che giusta, infatti. L'abbiamo detto anche la volta precedente, il giudizio, la critica è sbagliata. L'apertura mentale è quella che comunque deve vincere, e poi se trovi una persona che ha la tua stessa apertura mentale, lì la comunione è ancora migliore. Tutto qui, credo. Allora, Simone, oggi non ha detto nulla Simone ancora. Ciao. Ma io in realtà non ho poco da aggiungere. Sto detto abbastanza. Ok, non voglio obbligare, no, se non vuoi aggiungere altro, va bene. Grazie comunque. Sì. Allora, Claude. Ciao a tutti, ciao. Era da un po' che cercavo di partecipare finalmente. Sono molto contento. Comunque, no, stavo pensando, ho riflettuto molto durante questa ora sul valore dell'amicizia, significato comunque spirituale, e
molte delle cose le ho ritrovate, molte degli insegnamenti che insomma ci hai letto le ho ritrovati e, nelle domande che mi sono fatto durante questa esperienza che sta andando avanti. Però diciamo che allo stesso momento sono sempre stato molto combattuto, perché avendo una cultura, il mio babbo è africano e mi ha sempre insegnato un valore dell'amicizia apertissimo, quindi la mia casa è sempre aperta per chiunque, non importa chi entra, finché la mia casa è pulita so che la pulisco io, eccetera, no? Questo è un po' quello che mi ha insegnato lui. Vivendo però comunque in Italia, quindi Europa, da quest'altro lato ho sempre trovato invece molto più un valore utilitario, no? dell'amicizia. Quindi, non so, adesso negli ultimi anni, avvicinandomi di più a Steiner, mi sono accorto che, ritornando al discorso di prima di comunione, che se è vero che ciò che è nell'altro, tutti siamo uno, quindi ciò che è nell'altro è in me, so che magari quella piccola parte che non mi piace dell'altro, no? So che comunque è in me, so che è vera anche in me, di conseguenza mi ritrovo in comunione, nonostante non sia magari un'amicizia che abbia un certo peso, no? Come ho con magari una persona o due che ha un altro tipo di peso, però comunque mi ritrovo in questa comunione, no? Che di cui stavamo parlando un po' tutti, perché capisco che quella cosa che magari vedo in lui è anche in me, no? In una piccola parte magari, non lo so. E quindi niente, questa è una piccola conferma che ritrovavo in quello che stavamo dicendo un po' tutti. E soprattutto, piccola cosa, me ne sono accorto tantissimo, tantissimo di questa cosa, veramente, quando, ricollegandomi allo scorso incontro, facendo il quinto esercizio, se non sbaglio, comunque l'esercizio in cui pretendi, più o meno, scusate se lo spiego male, pretendi che ciò che ti viene detto, ciò che ti viene comunicato è vero, quindi puoi chiedere, vuoi dare ascolto, esatto, e quindi lì cioè, quando effettivamente, quando inizi a dare ascolto alle persone in modo volontario, nel senso io ti ascolto perché voglio ascoltarti e voglio capire cosa mi stai dicendo e voglio capire perché me lo stai dicendo, e allora, cioè, effettivamente lì ho iniziato a essere molto più cosciente che tutte le cose le persone lo dicono per un motivo, perché c'è un qualcosa in loro che glielo fa dire, e è una verità che è in loro, quindi nel senso è anche in me questa cosa che è in loro e che è in me, perché riesco a comprendere la loro volontà del perché lo dicono, più o meno. Scusate se sono, cioè, probabilmente non è che sono molto chiaro, però ecco, diciamo che questi sono un po' i sentimenti, un po' i pensieri che mi sono scaturiti e che sì, schiariti alcuni. Guarda, grazie, perché è un'ottima riflessione, proprio il discorso della comunione poi che facevamo, in effetti, no? È quello che poi fa Osho, in realtà è proprio questo. Steiner anche lo spiega bene, molto bene. Grazie. Beh, Tommaso, hai alzato la mano? Ci hai ripensato? No. Ah sì, me ce l'ho abbassata. Ah, vabbè. No, volevo semplicemente dire che Claudio ha espresso in maniera migliore quello che volevo dire io. Cioè, è come se
tutte le persone a piccoli pezzetti ti completano, perché tu capisci piano piano che veramente, come ha detto Claude, tutte le persone, alla fine anche gli errori delle persone stanno, stanno in te stesso. Niente. Grazie. È vero, grazie Tommaso, è vero. E poi basta rendersene conto che adesso ogni persona che sta parlando, almeno per me, ogni persona sta dando qualcosina in più. Assolutamente. Quindi ringrazio tutti e soprattutto te Claudia che dai la possibilità, insomma, di fare questi incontri. Ma grazie a te. E, Anna Maria, tu che ci dici invece? Aspetta, accendi il microfono. Sei capace? Ci sono? Ci sono? Sì. Ah, bene. Ma io sono contenta di aver ascoltato tutti questi ragazzi, questi giovani, con fronte a me. E devo dire che effettivamente ognuno dice la sua, chiaramente come sa dirla, come sa esprimerla, quello che sente. Ma io penso che l'amicizia è una cosa bellissima e che non deve mancare mai a nessuno, perché l'amicizia ti completa, ti aiuta a capire anche le altre persone, ma anche te stessa. Quindi se tu vuoi bene a te stessa, riesci a entrare anche nella loro aureola, chiamiamo così. E ogni spiegazione per me qui, tutti quella è tutta valida, tutta reale, e è una cosa che non tutti dovremmo conoscere, tutti, indistintamente. Andando avanti uno si rende conto che è importante l'amico, l'amica, perché non perché una debba rubare qualcosa a lei, ma perché effettivamente tu puoi dare molto e riceverne altrettanto, come giustamente tu hai detto e come, diciamo, dovrebbe essere la regola della vita. È tutto qui. Non ho troppe conoscenze per poter parlare in un modo diverso. Il mio è il modo più semplice e reale per una constatazione di vita, ecco, questo sì. Però tu hai detto bisogna imparare a dare e anche in modo così anche da ricevere. Invece, ad esempio, No, forse uno riceve senza saperlo, non è mia intenzione questo, insomma, forse mi sono espressa male. Però in realtà è tutto l'amore che tu hai verso te stesso, lo puoi riversare sugli altri, ma inconsciamente, senza nessun ritorno. Come dici tu, probabilmente ritornerà, ma non ci contiamo su questo. Io penso che la vita deve essere vissuta nel modo migliore e con semplicità, senza farsi troppi pippe mentali, se vogliamo dirlo così. Ecco, tutto qua. Non saprei dirlo diversamente, perché non ho le tue conoscenze e quindi mi piace questo confronto. A volte io sto zitta perché effettivamente non so entrare in merito. Questo è un argomento talmente reale da toccare ognuno, che ognuno può toccare, che mi posso esporre in questo modo. Grazie mille. Comunque grazie a tutti, ragazzi, grazie a tutti. Grazie a te. Allora, qualcuno, Manu, poi diciamo anche a Chiara, Manu, a prescindere dalla tua esperienza appunto personale che hai vissuto di recente, vuoi dire un'ultima battuta? Così poi passo a Chiara e ci saluto, a Edoardo, e poi ci salutiamo. Ma non so... No, ho seguito molto attentamente tutti e effettivamente da tutti c'è proprio da prendere. E volevo dire, effettivamente sì, quello che diceva Tommaso alla fine, del tutti e uno. Stasera mi ci sono sentita in questo. Nel senso che io ho portato una mia esperienza personale, ma poi era solo un frammento, mi rendo conto di quello che avrei potuto portare, ecco. Però altri hanno come se avessero un po'
compensato delle, cioè, cioè nel senso, ho portato un frammento molto specifico, ma poi tutta la coralità ha riempito veramente strati e gradi di... Io sono una persona molto emotiva e vado in tilt, per cui sì, ho molta difficoltà a parlare in pubblico, non sono, per cui cioè a volte non intervengo perché emotivamente riesco a gestire non molto bene questa cosa, per cui forse col tempo, anzi sicuramente. Ti sei fatta comprendere molto molto bene, non ti preoccupare. Grazie. Questo è ciò che conta, la tua serenità. Chiara. Chiara chi? Scusa. Chiara tu, perché l'altra... Ah, ok. Ah, va bene. Scappare. Ok. No, perché ricordavo che ce n'era un'altra, quindi... Però vedi che sono rimasta sola. Ok. No, va bene, io ho riflettuto che ho fatto un errore in amicizia comunque di recente e che invece di, diciamo, leggere questa persona come uno specchio, sono entrata nel giudizio e insomma mi sono messa a dire che stava sbagliando e tutto, invece di chiedermi quale parte di me mi stava mostrando, considerato anche che appunto secondo me stavo facendo una cosa pericolosa, potevo chiedermi appunto quale paura suscitava in me, qual era lo specchio. Invece sono entrata nel giudizio, proiettato all'esterno e ho fatto finire un'amicizia. E... Non è detto che sia finita, Chiara, le cose a volte ritornano. Mai dire vedremo. Comunque grazie a tutti voi e ai vostri contributi, perché sono stati preziosissimi. È vero, tutti quanti hanno dato veramente dei contributi fantastici. Io ti ringrazio proprio perché la tua esperienza mi ha insegnato tantissimo e domani sarà diversa da oggi, su questo non ho dubbi proprio. La tua, come quella anche di Alberto, la riflessione che faceva, quella di Alessandro, Tommaso, Manu, tutti, quella di mia mamma, tutti quanti. Claude anche mi è piaciuta tantissimo. Edoardo, prima che dia la parola a Simone che ha alzato le mani, era giusto la mano, era giusto anche chiedere ad Edoardo appunto se vuole aggiungere qualcos'altro prima. No, va bene. Okay. Anzi, è fatto anche tardi. Simone? No, io volevo solo rispondere a Chiara. Dicendole se la può smettere di dire che è stato un errore, perché secondo me è tutto il contrario, anzi, sicuramente ha preso tanto e l'errore non esiste, perché poi continuiamo a non sapere cosa abbiamo fatto all'altra persona, quindi lo prenderei solamente come... uno spunto di riflessione, di crescita, e ringrazierei che è successa questa cosa, questa esperienza. Questo. Molto vero. Grazie, Simone. De nada. Io vi saluto. Buona salute a tutti quanti. Salutiamo tutti quanti, quindi facciamo così. Buonanotte, a martedì prossimo. Grazie. Buonanotte, grazie a tutti. Buonanotte a tutti. Grazie. Ciao, grazie. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao. Non mi sa che ho sbagliato. Ti chiudo io, mamma. È successo, non so dove chiudere. Mi ci penso, termino io per tutte quante. Ciao Mimi, buonanotte. Notte. Ciao.